andiamo subito con le formazioni. A Pepa Bonici ci dà l'ok. Ecco qua, l'Inter con Zenga fra i pali naturalmente. Paganin con numero 2. Fontolana a sinistra col 3. Centrocampo Jonk. Bergomi col 6, Battistini. Orlando col 7 sulla fascia destra. Malincona a centrocanti insieme a Berti, l'uomo più atteso forse questa sera. Poi Bergkamp e Sosa. Stringe i denti, non è al meglio, ma ha chiesto di giocare. Vedete in panchina Ferri insieme a Nuzzo, Paganin, Dell'Anno. Rapidamente, qui vedete anche i tanti tifosi austriaci. 1-0 dell'andata, gol di Berti, via. Entusiasmo. E soprattutto perché negli ultimi tempi qualche problemino l'ha avuto. E spero soprattutto che possa rinnovare il contratto con l'Inter. È la speranza di molti questa sera, ma se ne parlerà solo dopo il 90esimo. Intanto qualche colpo proibito. Jurcevic sembra su di giri. Fa bene l'arbitro a intervenire subito. Ecco che rivediamo con il super motion di Popi Bonnici questo intervento di Jurcevic. Leaving his family behind is not easy. He brings spirit. He brings passion. Angelo Orlando, he brings so much to this club. And I want to say thank you to believe in our project and to be here still with us. And respect it while we're doing it. Angelo is a good person. He is always there for everybody and try to help everybody. And also is a good friend. So I want to say thank you. Thank you to be with us. Thank you to believe in our project. And thank you to make this club better. E direi anche giustamente, perché è anche fatto bene Orlando, d'altronde questa è una partita finale, stava involandosi, ecco Aigner che si sta involando verso la porta, Orlando è in ritardo, il fallo da dietro è netto, la palla non poteva arrivarci sulla palla, sembra doveva essere punito. Orlando rincorre il pallone, Hammerhauser su di lui, grande Green. Come si suol dire in questi casi, Orlando è stato, ha fatto un lavoro oscuro, perché praticamente Marchigno, praticamente l'azione di Jurcevic non era stata seguita da nessuno. Attenzione Sosa, c'è Jonk, tocca per lui, Jonk resiste, Jonk, pallonetto ed è rete, Vin Jonk, pallonetto delizioso, l'Inter scaccia gli incubi con il gol di Jonk. Bravissimo Jonk, soprattutto a non aver avuto fretta di calciare la palla sul primo intervento, e poi eccezionale perché ha dimostrato di essere un giocatore freddissimo facendo sul stallo. Si aspetta il fischio per l'esplosione, eccolo, eccolo, finisce la partita, l'Inter vince la Coppa UEFA, è un trionfo per Marini e per i suoi dopo le grandi paure. Guardate Zenga, grande protagonista, Walter Zenga, protagonista assoluto, un bacio ricco di significati direi. Ma era direttamente?